perché devo prepararmi per venire in Campania e a Cipolli. Ciao Presidente a tutti, e da Liscia al Chiesa. Quali sono le novità di questo Giffone? Ma le novità sono tante, però come facciamo a dirle tutte? Perché sono 11 giorni intensissimi. Allora, a parte la pattuglia enorme di 3.500 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, 60 talenti, oggi abbiamo annunciato anche chi? Dicia. E come è andato? Bene. Poi tutti i talenti che voi incontrerete, 163 film distribuiti nelle varie sezioni, 200 spettacoli di animazioni gratuiti tutti nel paese, per le famiglie, per i ragazzi, per le famiglie in generale, e poi naturalmente sarà una grande, grande concentrazione di energie. Noi stiamo focalizzando la nostra attenzione molto sui social, molto sul web, quindi la scelta di certi talent, certi ospiti è legata anche alla loro capacità di far riverberare il nome di Giffoni. Quindi la tua domanda è molto intelligente, molto giusta, la scelta di tanti talent è anche legata a questo, legato alla capacità di incrociare i nostri social con quelli loro. Lo stesso vale anche per dei grandi come i Jackal, come i Nirchiop, come Claudio Di Biagio e Luca Vecchi dei Pils. È quella l'idea, quella di mettere insieme delle forze per far sì che anche il brand in qualche modo si amplifichi. Fianco a questo abbiamo scelto anche alcuni dei protagonisti più importanti delle serie TV italiane, visto che anche le serie TV in Italia stanno crescendo di qualità e di importanza. Per esempio i Braccialetti Rossi della Rai, che ha in qualche modo distrutto ogni altro record di ascolti quest'anno, e la serie di Sky Gomorra. Da Gomorra saranno presenti tre protagonisti principali, Marco D'Amore, Salvatore Esposito e Marco Palmetti, i quali parleranno con i ragazzi di Gomorra, ma non solo. Abbiamo grandi star italiane, sia maschili che femminili. Abbiamo Luca Argentero, Cesare Bocci, Isabella Ferrari, Claudia Gerin, Margaret Madè, ce sono davvero tantissimi. E poi credo due nomi che siano molto importanti in questo momento a Giffoni, due grandi talenti nuovi usciti quest'anno, che sono Piff, con la madre uccide solo d'estate, vincitore anche il Davide Donatello, e Sidney Sibiglia, un regista salernitano, che grazie al film Smetto Quando Voglio ha avuto la grande forza di conquistare il bottino italiano e di essere andato a ben due città di Donatello. Beh, il Festival dei Giffoni cresce, aumenta, i giovani che partecipano sono sempre di più i film, le occasioni di incontro, straordinario guardare il loro protagonismo, sono protagonisti ragazzi, giovani, questa è la grande forza che rende unico questo festival campano e che però ormai ha una fortissima riconoscibilità nel mondo, quindi ha tante partnership, ci saranno ragazzi di più di 50 paesi, ci sono grandi testimonial, Richard Gere che è stato annunciato da Claudio Gubitosi, il grande patron, con tutta la sua squadra che devo dire organizza un evento straordinario, e tra l'altro c'è una comunità che cresce perché è in un'area della nostra regione che vive anche dell'economia di questa iniziativa, quindi della partecipazione non solo turistica all'evento di questi giorni ma del lavoro di tutto un anno, perché per fare un festival del genere devi avere una struttura che lavora tutto l'anno. Io penso che per creare una società migliore, per dare una risposta oggettiva al miglioramento delle condizioni, si debba partire dai ragazzi. Le risposte devono essere date ai ragazzi, ma i ragazzi devono essere anche protagonisti ed attori di un processo di modifica. Tengo a precisare che infatti Giffoni nella sua peculiarità ha non solamente quello del momento ludico della visione di un film, quanto quella del dibattito, dove gli argomenti che si affrontano sono quelli dei principi generali che tutti molto spesso declamano, da quello della solidarietà a quello dell'eguaglianza a quello del rispetto, ma che devono trovare, in Giffoni trovano, un'applicazione concreta. Giffoni!